Ready or not, here I come. Cosa? Cosa? Io per tutto questo tempo, facevo restart. E bastava fare last checkpoint per continuare. Sono morto, non so neanche io quante volte. Ma che cosa mi stai dicendo? Ma sei serio? Io per tutto questo tempo premevo restart. Quindi avevo ragione che c'erano i checkpoint. Bro, sei serio? Bro, ma sei serio? Io qui sto distruggendo. Mi è volato pure il mouse. Ragazzi, ci sono morto una quantità di volte. Ragazzi, me ne mancano 7, aspetta. Ragazzi, la mia è disperazione. Hey, here I come. Ragazzi. Ragazzi, ti prego. That's the last of the shards. Now get to the ring piece before Agatha gets you. E chi se lo ricorda? Mannaggia! È qui l'anello! Oh mamma mia! Mamma mia! Non so neanche se sta registrando, ragazzi, non so niente! Qui il telefono mi sta mandando notifiche! Ragazzi, è stato un incubo, ma io non avevo capito quella cosa del checkpoint! Cioè, pure l'altra volta con le scimmie, io istintivamente premevo restart! Ma giustamente, se io adesso ci penso con la mia mente godosa un pochino di più, se tu premi restart, ha senso che tu restarti il livello. Se tu premi last checkpoint, ti manda all'ultimo checkpoint e ti dice non puoi ottenere S. Ma a me non me ne frega un cazzo di prendere S, io voglio solamente finire questo livello. Le S si prendono gli episodi extra, incredibile. Ma io questa cosa l'ho premuta a caso. Ragazzi, rispetto al primo video, è passata più di un'ora e mezza. Ci sono morto una quantità di volte che voi non avete idea. Che voi non vedrete, perché alcune sono pure un pochettino, come dire, eruttato di parole sus. Questo cambia tutto, ragazzi. Questo cambia completamente il gameplay. Perché se ci sono i checkpoint, tutto quello che ho detto fino a mo' non ha più senso, perché ci sono i checkpoint. Quindi magari ogni 50 c'è un checkpoint. Quindi magari prenderò C come voto finale, ma non me ne frega niente. Ok, Agatha, abbiamo preso l'anellino. Forse allora vedrete tutto in un episodio, non lo so, vediamo. Ok. Ragazzi, voi non avete idea! Via, via! No, no, no. E adesso? No, 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 no. Sei arrabbiata? Hai gli occhietti rossi? Cattiva persona? Cosa? Hai fatto arrabbiare Papino? E chi è Papino? Oh! Oh mamma mia, chi è questo? Oh! Oh! Chi è questo? No, 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 no! No, no! E che cavolo è sto matto? No, no! Ragazzi, ma è un delirio! Ma è un delirio! Chi è questo? Scusami, chi è questo? No, famo last checkpoint! Non me ne frega niente! Ragazzi! No, 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 aspetta! Oh, vado bene, velocissimo! Ma chi è sto matto? Ma è lui Malax! Maledetto Malax, che c'è pure il nome della medicina! No, 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 dai, dai, no, no. Vabbè, ragazzi, mi ha chiuso la porta in faccia. Però c'è il checkpoint, ragazzi. Io sto godendo, ragazzi, in una maniera che voi non avete idea. Posso morire tutte le volte che volete, bimbi. Io ho il checkpoint, ragazzi. Il potere del checkpoint. Questi sono portali fake, palesemente, proprio, eh. Oh, buoni, eh.
Cavolo, pensavo fosse la strada giusta. Allora, io non capisco, amici, dove devo andare io però. Signore, lei è una bambina un po' sus, io glielo dico. Cioè io non so dove sto andando, quindi boh, è tutto un po' sus, ragazzi. E mo? Ancora? Tu non scapperai mai? Come? Oh! Che è sta roba? Oh! Ancora? No, 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 no! No, 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 no! Agatha? Vabbè, ma ragazzi, ma è micidiale questa cosa! Ah, ok, easy. Ok, bro, abbiamo rotto il gioco. Ragazzi, voi non avete idea. Io sto godendo in una maniera che voi non potrete mai capire. Perché questo cambia completamente il gameplay. Il fatto che io possa morire tutte le volte che, insomma, desidero e ripartire dai checkpoint, ragazzi, non mi importa più di niente. Questa musica sus, poi, oh, io sto a girare come un matto per sta bambina simpatica. Vabbè, Agatha? Sì, vabbè, ma quanto dura sta affare, scusatemi. Ah, meno che devo aspettare che smetti di teletrasportarsi, lo dico io. Via, 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 si corre, bimbi. Si corre fortissimi. Mamma mia quanto si corre, ragazzi. Si corre a una velocità incredibile, pazzesco e assurdo. Lo sta? Oh! Oh! Però non la vedo! Ok, via via via, si corre ragazzi, si corre tantissimo! Si corre, si corre, si corre! Mamma mia quanto si corre! Con questa simpatica bimba che ci viene appresso! 2, 3, 4, 5! E si corre sempre! Ancora? Ok. Birz, ma pure mi stessa entrambi barando. Oh via! Oh via 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 via! Mai più, mai più, mai più, mai più! Mamma mia, ragazzi, è stato lì! S perché nella prima parte non ho usato il trucco dei checkpoint. Livello 6, abbiamo fatto 4 livelli, mazza. Non so se è una cosa positiva, ditemi voi. Adesso che so che ci stanno i checkpoint, a voi a segreto, ho preso 2 achievement. Lei era quasi della sua stessa età. Le memorie mi tradiscono. Cioè, non so neanche cosa dire, sono successe talmente tante robe che non so, devo continuare. Questo sono io che parlo, ad andare. Devo solo sopravvivere. Un po'. Più a lungo. 2 andati, altri 7 da prendere. Vuoi provarne un altro? No, ragazzi, no. No. Prima cosa, la scoperta dei checkpoint mi cambierà completamente l'esperienza del gioco. Potrò sperimentare di più, potrò divertirmi di più, che è importante divertirsi anche oltre a correre. Posso stare un po' meno concentrato perché tanto so che c'ho il checkpoint pronto, quindi questo cambierà completamente il gameplay. Prima cosa. Seconda cosa, questo livello è molto carino. Ho una marea di domande che il gioco non so se mi risponderà mai. Primo, Agatha cosa corrisponde per noi? Cioè, se le scimmie erano cosa, Agatha cos'è? Chi è? Perché? Cioè, è una bambina che è morta quando noi stavamo alle elementari, ma l'abbiamo uccisa noi? La conoscevamo? Poi noi abbiamo completato il secondo livello, prende tutte le gemme. Lei si è arrabbiata, perché per lei quelli sono giocattoli, va in modalità con gli occhi rossi, come le scimmie, questa cosa è sus, e dice: hai fatto arrabbiare Paparino. E viene fuori quel coso lì, cioè quella è la forma del demone, che ci odia, perché noi stiamo prendendo gli anelli, prendendoci il suo potere, lui ci odia. Prima era umano, tipo mezzo umano, tipo diavolo, poi era in forma di fantasma sus. È carino l'inseguimento, coi portalini fake. C'ha 4 fasi sto livello, ragazzi, è un delirio. C'è la boss fight di lei, dove tu devi scappare da lei che ti fa i portalini sus. Poi lei si incavola dicendo Birz, quindi lei conosce Birz e conosce il diavolo e l'ha chiamato pure papà. Forse tutti i demoni di tutti i portali conoscono Birz e il demone perché
tanta gente sta provando a fare quello che stiamo provando a fare noi, ma è morta. E Pierce però sembra quasi che ci voglia aiutare, quindi noi siamo speciali rispetto agli altri, o ha un fine diverso, tutto molto sus. Allora, lei ci dice niente? No. Tu infame fracico, abbiamo sempre solo un'abilità della velocità che io a questo punto potenzierei al massimo, quindi premi E per sbloccare. Ancora. Ancora. Ok. Abbiamo sbloccato la velocità a 6.5, quindi la possiamo usare molto di più. Parliamo un attimo del design dei nemici al volo. Allora, le scimmiette sono veramente assurde. Però Agatha ha quel feeling horror molto più spicy. Il trucco di Agatha è quello che ti fanno capire nello scontro finale. Cioè lei si continua a teletrasportare. Il trucco è aspettare che smette di teletrasportarsi e poi corre. Io invece correvo sempre e lei mi ciulava. Questo io non lo so, che è un pirata. Ragazzi, lo scopriremo nel prossimo episodio. Assolutamente, io sono distrutto. Che cose con voi, ci vediamo nel prossimo episodio dove affronteremo i pirati. Io vado a mangiare, che cose con voi, ci vediamo nel prossimo episodio.